Buonasera, iniziamo, riprendiamo con questo gli incontri mensili di formazione e di aggiornamento che facciamo con l'equipe del Manuale dei Diritti. Quindi è una redazione che scrive sia le schede che sono sul sito del manuale, che vi invito sempre a guardare, è stato anche rinnovato graficamente, e qualcun altro che aiuta dall'esterno. Oltre a scrivere, quindi ci aiuta anche in altri modi con la grafica e con le cose, quindi un'equipe un po' più allargata. Gli appuntamenti continueranno dopo questo ogni ultimo mercoledì del mese, come è stato lo scorso anno. Oggi abbiamo pensato di abbinare, ecco, la formazione con l'uscita del quaderno Sguardi. Anche Sguardi è uno dei prodotti editoriali del manuale, oltre al sito, al portale che raccoglie le schede, ed è fatto come un quaderno tecnico a disposizione soprattutto dei centri d'ascolto delle parrocchie per approfondire particolari tematiche e per essere di aiuto, quindi da consultare mettendolo proprio all'interno del centro di ascolto. Questo approfondirà in modo particolare il tema della residenza per le persone senza dimora, e collegata ad essa c'è anche l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, il rilascio della tessera sanitaria, perché sappiamo, per esperienza, lo sapete tutti meglio di noi, proprio stando nei centri di ascolto, che spesso si arriva a richiedere la residenza proprio per poter accedere alle prestazioni sanitarie, quindi le due richieste vanno quasi insieme. Non è la prima volta che in queste formazioni parliamo della cosiddetta residenza fittizia. Lo abbiamo fatto meno di un anno fa, lo abbiamo fatto nel novembre scorso, c'è la registrazione anche online proprio sul portale del manuale, però lo affrontiamo di nuovo perché la situazione è completamente cambiata. Se voi andrete a vedere il tono di quell'incontro, era un tono molto anche polemico. In cui si metteva in evidenza un'emergenza. La situazione è cambiata dallo scorso aprile con la delibera 110 fatta da Roma Capitale, in cui vengono istituite delle nuove procedure che illustreremo oggi. Ecco perché c'è stata la necessità di tornare così presto su un tema. Volevamo farlo prima, a dire la verità, volevamo farlo già a metà luglio, perché avevamo visto delle risultanze e dei problemi nell'attuazione di questa procedura, problemi che in parte si sono risolti e in parte no, e lo vedremo anche da queste parti, e soprattutto perché ci arrivavano le vostre sollecitazioni dai centri d'ascolto, quindi volevamo approfondirlo. Abbiamo aspettato l'estate, abbiamo fatto bene perché riusciamo a dare un quadro più completo e quindi questo ci aiuterà a riflettere meglio. Vi dicevamo, la copia del quaderno Sguardi che presentiamo oggi sarà a disposizione delle parrocchie e verrà distribuita da venerdì attraverso le equip di prefettura. Ci sarà un incontro fatto dall'equip di prefettura e noi daremo a loro le copie necessarie per ognuna delle parrocchie della prefettura e quindi verranno distribuite da loro. Altre copie saranno a disposizione sia nella sede della direzione della Caritas in vicariato, sia alla Cittadella della Carità, quindi chi vorrà altre copie potrà andare lì. Le copie elettroniche sono online, sia di questo sia degli altri due numeri del quaderno. Uno, lo ricordiamo, riguarda la povertà energetica, il primo, le misure messe in campo per affrontarla, e il secondo riguarda il diritto all'abitare. Quindi iniziamo con un'introduzione che è anche la presentazione di questa edizione del quaderno Sguardi, perché tutto il percorso che ci ha portato prima alla formazione fatta a novembre e successivamente a questa, quindi tutto il percorso fatto in questi mesi, ci ha visto in un'interlocuzione continua con l'amministrazione comunale. E anche a volte denunciando, a volte più collaborando attivamente. Questo il direttore Giustino Trincia ci dirà, insomma, come è stata e perché è stato importante fare questa azione di advocacy. Grazie Alberto per questo intenso lavoro che stai portando avanti. Io vi proporrei di iniziare per chi è disponibile con una preghiera, una semplice preghiera per metterci
alla presenza del Signore. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debiti. Non abbandonarci, benedizione, e ci dal male. Amen. Ecco, io vorrei anzitutto, mi fa piacere essere qui, rivedere seppure online molti di voi. Bentornati, ben rientrati. Sappiamo che ormai le vacanze sono un ricordo per i più piuttosto lontano, c'è qualche eccezione come abbiamo visto, però è un piacere rivederci. Quindi grazie per essere qui e permettetemi ecco di ringraziare tutta la redazione di Sguardi e in particolare poi questa sera coloro che hanno diciamo, lavorato di più per la redazione di questo materiale più direttamente. Beatrice Bruno, la nostra responsabile del NARC, Giuseppe Scaramuzza, collabora da noi da tempo ormai come volontario, è un esperto di politiche della salute e quindi è un piacere averlo con noi anche in questa veste editoriale, diciamo, ecco come contributo. Siamo al terzo numero e siamo partiti appunto con quello sulla povertà energetica, poi abbiamo avuto quello sull'abitare e questa sera sulla residenza anagrafica per le persone senza dimora. In realtà quest'estate c'è un filo di collegamento dell'estate, che sono i ripetuti interventi anche da parte nostra a tutela dei senza fissa dimora, ma più in generale di quelle persone che soprattutto nei mesi estivi vengono in qualche modo, no, scompaiono un po' dall'orizzonte, dalla consapevolezza di molti, ma che invece continuano a vivere nella loro condizione di precarietà. Io ricordo che Sguardi è uno strumento di formazione e soprattutto esprime il desiderio di promuovere una visione della città, una visione anche delle possibili soluzioni ai molteplici problemi dal punto di vista delle persone più ai margini, delle persone più povere, più fragili, perché siamo convinti che partendo da quel punto di vista si possa davvero promuovere il bene dell'intera città. E non si possono cancellare persone, sono migliaia di persone che versano in condizioni di così grande fragilità. È uno strumento quindi per Sguardi di animazione per le comunità parrocchiali e io spero che lo diventi anche con un ambito un po' più ampio. Per noi come Caritas Diocesano è uno degli strumenti nel contesto del manuale operativo dei diritti, degli incontri di aggiornamento e di formazione che facciamo per assolvere a quello che è un nostro mandato, quello di sostenere le comunità parrocchiali e religiose della nostra diocesi nella promozione della testimonianza della carità anche attraverso la formazione. Quindi Sguardi è uno strumento importante da questo punto di vista, tecnico ma non troppo, con un linguaggio il più possibile accessibile a chiunque, anche a chi non ha delle competenze specifiche. È uno strumento formativo per cercare di aiutare a fare bene il bene, fare bene il bene. Perché noi sappiamo che oltre alla conversione del cuore, alla gioia, al messaggio del Vangelo, è indispensabile anche acquisire una conoscenza almeno di base dei meccanismi, dei processi, delle procedure, degli strumenti attraverso i quali si possono realmente promuovere e tutelare i diritti delle persone. Non basta intervenire con generici appelli, se poi non si incide su quei meccanismi, su quelle procedure, su quegli strumenti da cui dipende effettivamente la tutela dei diritti e la possibilità di dare centralità al punto di vista delle persone più ai margini. E io credo che non sia uno strumento Sguardi solo per la Caritas di Roma, solo per la nostra Chiesa. E mi farebbe molto piacere, ecco, vi invito a farlo, a usare questo sussidio scritto con tanta passione, con tanto impegno, perché dietro c'è un grosso lavoro, e vi invito a metterlo a disposizione di tutti coloro che nelle nostre comunità, ma anche nel territorio in cui viviamo, possono essere disponibili a collaborare, no? Nello spirito dell'enciclica di Papa Francesco, Fratelli tutti.
proprio per promuovere il bene comune, la dignità di ogni essere umano. E qui i temi che affrontiamo in questo numero è proprio il tema generale, l'invisibilità e i diritti. Parliamo della residenza fittizia nel comune di Roma e della tessera sanitaria. Sono chiaramente due aspetti strettamente collegati. Ci troviamo di fronte a un grande paradosso. Definiamo invisibili coloro che certamente non sono invisibili, a meno che uno non chiuda gli occhi, ma nelle strade, nelle piazze, anche vicino alle chiese, ai giardini, ai bar e ai ristoranti, vediamo volti, vediamo delle persone, uomini e donne senza dimora. Sono visibilissimi dal punto di vista della visuale, del senso visivo, ma in realtà dal punto di vista dello status, della condizione anche giuridica, sono resi invisibili proprio dalla mancanza della residenza. E non avere la residenza significa vedere negati anche la propria dimensione umana. Quindi è inaccettabile che a queste persone non venga riconosciuto un diritto che addirittura la Corte di Cassazione definisce e sancisce la residenza come un diritto soggettivo, cioè che appartiene a ogni persona. La stragrande maggioranza dei comuni non riconosce, tende a non dare la residenza per un motivo o per l'altro, per tante piccole ragioni che poi producono un grande torto, no? A danno. Pensate che l'Istat dice a 2 anni fa, al 2021, che sono 91.000 le persone censite, no? In Italia senza dimora. Ce n'abbiamo tante a Roma ed è un merito, questo va riconosciuto, di Roma Capitale di aver preso, no? Con questa delibera 110, che ricordava Alberto, una misura importante che sancisce la possibilità di avere proprio l'accesso alla residenza. E una persona senza residenza non ha più nessun diritto. E quindi diventa totalmente invisibile. Significa che in qualche modo non hai la possibilità di accedere agli aiuti di welfare, non hai possibilità di accedere ai sostegni al reddito, non puoi lavorare formalmente, non puoi lavorare, non puoi essere messo in regola, non hai accesso alla salute, cioè non si vota, non si vota. È chiaro che chi non vota in Italia conta meno proprio di tutti. Quindi voi capite quanto è letterale l'impegno per riportare al centro coloro che sono ai margini. E la nostra classe politica spesso, non dico sempre, ma spesso nei decenni, non è che dà particolare, come dire, non è che si spende in maniera, come dire, no, senza riserve per coloro che non portano voti. Quindi è proprio evangelico per noi il fatto che ci battiamo per i senza dimora. C'è un particolare. Non è sufficiente aver adottato questa delibera. È un provvedimento importantissimo di cui dobbiamo essere orgogliosi come romani, ringraziare l'Assemblea Capitolina per averla adottata, ma poi va attuata. Quindi il ruolo nostro è anche monitorare, controllare in maniera pacifica ciò che accade nei diversi municipi, perché abbiamo visto che ci sono un po' delle difficoltà qui e là. In alcuni municipi le cose funzionano bene, in altri un po' meno. La pianto qui, vi invito caldamente a usare questo strumento per fare formazione nelle vostre informazione e formazione nelle vostre parrocchie, nei vostri territori, stabilendo alleanze con comitati di cittadini, con soggetti, con le scuole, fare cultura, fare formazione. Qui c'è un legame molto stretto tra carità e giustizia. È inutile, sto esagerando, ma non troppo, che diamo i viveri, diamo gli abiti, diamo le coperte, però non gli diamo a queste persone la possibilità di avere accesso a una precondizione, no? Per avere a loro volta accesso a alcuni diritti. Io ringrazio tantissimo Alberto per il notevole lavoro che sta facendo, la redazione, ci sono parecchie persone che ci lavorano, il manuale operativo dei diritti, poi lo vedremo, cercheremo anche di ampliarne la portata perché viviamo in un contesto di grande fragilità sociale. L'Italia sta cambiando molto, si parla molto anche di autonomia differenziata, non voglio fare qui adesso una polemica, ma sicuramente l'autonomia differenziata mette in discussione anche la omogeneità dei
della possibilità di avere accesso a alcuni diritti in cui in 60 anni di storia, no, siamo, a cui siamo particolarmente affezionati perché sanciti dalla Costituzione. Vi ringrazio in anticipo non per quello che farete, ma per quello che direte, per passare queste informazioni, per dare questi strumenti a una platea la più ampia possibile nella città di Roma. Parliamo con gli insegnanti per far arrivare queste informazioni nelle scuole. Stabiliamo alleanza nel nome della fraternità universale. Sono cose, credetemi, molto ma molto concrete. La pianto qui, vi ringrazio anche della pazienza di questo ascolto. Grazie Giustino. Allora, adesso io ho disattivato i vostri microfoni, quindi durante gli interventi no, non faremo le domande, non daremo spazio alle domande, mentre al termine dell'intervento, il primo intervento sarà di Beatrice Bruno, che è la nostra coordinatrice del nucleo assistenza legale della Caritas ed è anche la coordinatrice insieme a me del manuale dei diritti, della redazione del manuale, soprattutto lei è la tecnica. E quindi ci aiuterà a comprendere meglio questa nuova procedura per la residenza fittizia. Saluto Luca che ha scritto nella chat e un benvenuto particolare perché è uno studente di sociologia dell'Università di Urbino e ha trovato il link su un'agenzia di stampa e quindi ha chiesto di collegarsi perché è molto interessato e noi gli diamo il benvenuto in modo particolare perché proprio riflette quello che diceva poco fa Giustino. Quindi do la parola a Beatrice che condividerà anche delle slide e al termine del suo intervento ci sarà spazio per le domande. Mentre per la seconda parte, quella legata più alla tessera sanitaria, aspettiamo che si colleghi Giuseppe, ma molto probabilmente non riuscirà perché ha un problema di lavoro e quindi sarà sempre Beatrice a dirci qualcosa per quella seconda parte che lo ripetiamo è più accessoria al tema della residenza perché non è cambiato niente rispetto alle volte precedenti che già avevamo fatto una formazione su questo. Quindi lascio la parola a Beatrice. Buonasera a tutti, io condivido delle slide, sperando, eccolo, le vedete? Ok, allora, innanzitutto vorrei dirvi che la... Se riesci, mettili in modalità Ah, presentazione. sì, scusate. Ok, così? Sì, Perfetto, benissimo. ok. Allora, la formazione di questa sera cercherò di essere tecnica, ma non troppo, di darvi nozioni proprio il minimo indispensabile e poi di far vedere, soprattutto di focalizzarci su quella che è la procedura per quanto riguarda la nuova richiesta per la residenza fittizia. Purtroppo alcune informazioni tecniche devo darle, dico purtroppo perché sono degli elementi necessari, quelli che andrò a dire, che ci permetterà di capire e poi di compilare bene la documentazione che il Comune di Roma richiede per poter compilare la domanda per la richiesta di una residenza fittizia. Quindi giusto due riferimenti normativi, legislativi e poi andiamo nello specifico. Va bene. Che cos'è l'iscrizione? Anche perché molti di voi li conosco, so già che hanno fatto delle domande per quelle istanze, hanno già presentato delle istanze per la domanda di residenza fittizia, qualcuno si è già riscontrato, ha avuto già degli riscontri negativi con dei rigetti, qualcuno invece si è cimentato nella compilazione del modulo e ha avuto problemi. Ecco, lo scopo è proprio questo, darvi le informazioni tecniche per la compilazione. Però partiamo da un pochino prima, partiamo da che cos'è l'iscrizione anagrafica. Che nel nostro ordinamento l'iscrizione anagrafica è un istituto che inserisce una persona nel registro della popolazione residente nel luogo in cui si trova. Beatrice, scusami, Sì. puoi mettere il microfono più vicino perché l'audio non è chiaro. Potrei, ma non saprei come fa. Posso provare ad alzare il volume? No, no, il volume è da te per parlare al microfono. Se provi a staccare le cuffie e parlare senza cuffie. Mi sentite? No, no, staccarle dal computer. Dal Cosa? computer, toglierle dal computer. Quindi usare il Mi microfono del sentite? computer.
Sì. Prova Meglio? così. Mi sentite meglio? Sì. Ok. Io però non sento voi. Ok. Perfetto. Allora, abbiamo... Perfetto, scusate, mi sono aperta. Quindi abbiamo detto che cos'è l'iscrizione anagrafica? È un istituto che inserisce una persona nel registro delle popolazioni residenti nel luogo in cui si trova. Si ottiene rivolgendosi all'ufficiale anagrafico del comune competente e serve a capire l'effettiva presenza delle persone, cittadini italiani e stranieri, presenti sul territorio nazionale. In parole povere, cosa ci stanno dicendo? Che l'iscrizione anagrafica praticamente non è altro che una fotografia di quello che sono le persone presenti sul territorio italiano, sia con l'italiano sia con le straniere, ma la cosa importante è sapere non soltanto quanti siamo, ma dove siamo. Questo perché? Perché in questo modo il governo potrebbe e dovrebbe distribuire equamente quelle che sono le risorse dal punto di vista sociale e quindi attivare le politiche sociali adeguate per quel tipo naturalmente di territorio. Una persona può stare sul territorio italiano dal punto di vista fisico, ci sono tre, e può essere riconosciuto il soggetto in tre modi: attraverso il domicilio, la residenza e la dimora. Sono tre nozioni che dobbiamo per forza e comunque sapere. Per quale motivo? Perché sulla base di questa distinzione del domicilio, della residenza e della dimora, poi andremo a vedere come si va a compilare la modulistica per la delibera numero 110 del 2024. Per forza. Quindi, quando si parla di domicilio di una persona, è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e due interessi. Due sono gli elementi che caratterizzano questa definizione: un elemento oggettivo, ossia la presenza nel luogo degli interessi e degli affari della persona, e l'elemento soggettivo, cioè la volontà di quella persona di rimanere in quel posto. Quindi ricordiamoci, il domicilio di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi. Quando si parla invece di residenza anagrafica, si costituisce nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Anche questo è un termine tecnico che dobbiamo imparare a capire e a comprendere, che si differenzia dal domicilio, perché la dimora abituale si intende quel luogo idoneo a dimostrare la presenza fisica di una persona e la sua volontà di rimanerci. Quindi ciascun cittadino ha il diritto di chiedere per sé o per le persone che ha la potestà l'iscrizione anagrafica. Quindi, per cui un'iscrizione anagrafica la può ottenere la persona quando abita in un luogo con una certa stabilità. Questa è importantissimo. Quindi, domicilio, residenza anagrafica, la dimora. La dimora, dal punto di vista giuridico, è qualcosa che è un po' residuale, perché viene considerata come l'ultimo baluardo dove vanno a essere fatte le notifiche. Ed è il luogo in cui il soggetto si trova occasionalmente in quel posto. Ok? Se posso, vado avanti. Quindi l'iscrizione anagrafica cosa permette? Come diceva Giustino prima, la Costituzione ha detto che è un diritto soggettivo. Per quale motivo? Perché adesso sono allegate tutta una serie di diritti costituzionali. Giustino, quando parlava di diritto al lavoro, di diritto alla difesa, alla salute, al voto, all'assistenza sociale, parlava di diritti costituzionalmente riconosciuti dal nostro ordinamento. Quindi non parliamo di un diritto qualsiasi, ma il diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale mi permette di accedere ad avere il medico di base, mi permette di andare in farmacia e non pagare il ticket. Questo è quello che ho sentito. Mi permette poi di fare che cosa? Di fare la richiesta per la pensione sociale, piuttosto che andare dall'assistente sociale e chiedere un contributo e fare una presa in carico. Ma comporta anche dei doveri. Questo dobbiamo anche ricordarcelo, perché nel momento in cui una persona chiede di essere iscritto all'anagrafe del comune territorialmente competente, poi ha degli obblighi. Il primo obbligo è quello di pagare le tasse. Quindi diciamocelo, non tutti lo fanno, però è importante farlo. La seconda è la ricezione della posta, la terza è quella degli obblighi dei doveri familiari. Quindi anche questo è importante. Oltre, naturalmente, tanto che il nostro ordinamento ha previsto una sanzione penale, ok, per coloro i quali cambiano residenza, ok, e non fanno la comunicazione all'ufficio anagrafe. È importante comunicare il cambio di residenza ed è previsto anche un termine abbastanza breve, che è dai 20 giorni successivi al cambio.
Queste sono tutte informazioni che una persona, che dovremmo sapere, perché la legge nazionale lo dice. E qual è questa legge che qui facciamo riferimento, oltre ai diritti? È la legge numero 1228 del 54. Ricordiamoci bene questa legge, perché quello che dice questa legge in realtà viene riprodotto pari pari nella delibera del Comune di Roma, né più né meno. Non hanno fatto altro che applicare la legge del 54. All'articolo 1 dice che in ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. Sempre basandoci sul fatto che l'iscrizione anagrafica è una fotografia delle persone presenti sul territorio. Sempre lo stesso articolo 1, comma 3, dice che nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le persone alle singole. Scusate, ma io litigo col computer. Ok, e le singole. Nell'anagrafe delle persone singole, le famiglie e le convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio. Ricordiamoci che cos'è il domicilio, l'abbiamo visto prima, in conformità al regolamento, diciamo di seguito alla stessa legge 1228 del 54. L'articolo 2,3 parla proprio nello specifico del senza fissa dimora. E dice proprio che cosa? Che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel luogo dove ha stabilito il proprio domicilio. Quindi la persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione all'ufficio anagrafe, deve dimostrare all'ufficiale anagrafico che ha deciso di stare in quel comune, la sede dei suoi interessi e degli affari, e deve provare il motivo per cui ci sta. Ricordiamoci bene l'articolo 2,3. Perché quando andranno a compilare la modulistica per la richiesta della residenza fittizia della nuova delibera del Comune di Roma, è a questo che andremo naturalmente a riportarci. Quindi, non soltanto questa legge ci dice che cosa? Ci dice come deve essere fatta la richiesta, non dice poi che il pubblico ufficiale, in questo caso il vigile o il dipendente dell'anagrafe, come deve farli, ma dice semplicemente che deve accertare che la persona, okay, ha deciso di stare in un determinato posto, in questo caso il comune, e quel posto lì è la sede dei suoi interessi e dei suoi affari, e in quel posto vuole starci, quindi elemento soggettivo ed elemento oggettivo. Quindi, perché non solo, diciamo, a venire incontro al legislatore con questa legge, la 1228 del 54, è arrivata anche nel 92 una circolare dell'Istat, che fa una distinzione, la circolare Istat fa una distinzione netta tra le persone senza fissa dimora e le persone senza dimora o senza tetto. Allora, la persona senza fissa dimora è chi non dimora abitualmente o prevalentemente in un comune. Quindi la persona che decide spontaneamente di non stare in un comune, ok? Per qualsiasi tipo di ragione, ma di spostarsi per motivi, no? Quella persona lì è un senza fissa dimora, che si differenzia dal senza dimora dal senza tetto, perché il senza dimora e il senza tetto è quello che vuole stare in un comune, decide di starci perché la sede dei suoi interessi, però non ha una casa dove stare. Fondamentalmente è quello. Poiché in questo caso, pertanto, ecco, è questo che in questo caso, per quanto riguarda il senza dimora, per l'iscrizione anagrafica, il legislatore che ci dice dobbiamo tener conto di quello che è il suo, praticamente il suo domicilio. Pertanto, per poter chiedere la residenza, senza dimora o senza tetto, si tiene conto del suo domicilio, che è la sede dei suoi interessi e dei suoi affari, perché ha deciso di stare in quel posto e che non ha un'abitazione, un tetto da poter comunicare dove stare. Questa circolare del 92 è anche importante perché dice che ogni comune deve avere una residenza fittizia. Per quale motivo? Sempre sulla base di quello che si diceva all'inizio. L'iscrizione anagrafica sul territorio nazionale è una fotografia che dovrebbe aiutare i nostri, diciamo, governanti, come diceva giustamente Giustino, a distribuire quelle che sono le risorse sul territorio. Ora, se
sono stata chiara in questo caso, non lo so se mi fate, non vi vedo, per cui non so se avete capito la differenza tra senza dimora, senza fissa dimora, Più che e altro. cercherò di andare più piano perché l'importante è che voi mi capiate. Con la delibera cercherò di spiegare quello che dice la delibera 110 del 2024. L'importante è che voi riusciate ad avere in mente la differenza tra senza dimora, senza fissa dimora, e le tre nozioni principali, cioè residenza, domicilio e dimora. Queste sono le tre cose a cui dobbiamo, quelle cinque cose su cui dobbiamo focalizzarci. Allora, la nuova delibera del Comune di Roma cosa stabilisce innanzitutto? In primis stabilisce che il Comune di Roma ha una defittizia che vi abbiamo in Stavalente, ma questo lo sapevamo già. Ma poi stabilisce anche che ogni municipio deve avere una residenza di Diamone Stavalenti, e se la riconosciamo con il numero, diciamo, di appartenenza. Quindi il municipio 1 avrà Diamone Stavalenti 1, il municipio 2 Diamone Stavalenti 2, e così via, e così di seguito. Le novità sono principalmente due. Uno, che non si passa più al servizio sociale, e tutti voi sapevate che passaggio al servizio sociale, quindi prendere l'appuntamento al CUA, fare Aspetta, diciamo la richiesta. ripeti. Alberto, mi senti? Sì, io ti sento. Tu? No. Provo a passare sull'altro computer, non so che No, fare. metti le altre cuffie, dai, andiamo avanti con le altre cuffie, quelle che avevi prima. Io con queste Ecco, rimani con queste. Ok. Il direttore ha già provveduto a fare richiesta per un nuovo computer al nucleo assistenza legale. Confermo Alberto. Ma non si sente? Sì, ti sentiamo, vai. Si sente bene, Beatrice? Ok, va bene. Allora, come stavo dicendo, con questa nuova delibera, il Comune di Roma, che in sintesi, novità, quali sono? In primis, che non si passa più dal servizio sociale, e questo è già un grandissimo passo avanti, in quanto tutti noi sappiamo che il passaggio dal servizio sociale, oltre naturalmente all'indagine, spesso e volentieri ci trovavamo di fronte a veri e propri muri per quanto riguarda la richiesta di residenza assistita. La seconda cosa che ha fatto il Comune di Roma, e di questo come cittadino ne diamo atto, è che dice che non è più consentito il rifiuto dell'istanza di iscrizione in via Modesta Valenti, con la motivazione che deve essere fatta la cancellazione anagrafica del vecchio comune. Questo è importantissimo perché praticamente la cancellazione dell'anagrafe della precedente iscrizione comportava il venir meno di una serie di diritti importanti a capo della persona. Immaginatevi chi dovesse fare la richiesta di cittadinanza e gli venivano meno, diciamo, la consecuzione, il fatto della, di poter, la continuità della residenza dei 10 anni, perché basta anche un'interruzione di poco e si ricomincia da capo. Quindi, come si presenta la domanda? E quella che non ci interessa di più. Innanzitutto ci si deve rivolgere al municipio territorialmente competente, cioè al municipio del luogo dove la persona ha deciso di stabilire la sede dei suoi interessi e dei suoi affari, e lì che transita e ha le sue, diciamo, conoscenze. Si può fare o attraverso accesso fisico allo sportello anagrafico, o come raccomandata, o PEC. L'ideale sarebbe la PEC, io aggiungo, poi decidete voi e poi vi spiegherò anche il motivo. Ora, nel presentare la domanda bisogna compilare necessariamente e obbligatoriamente la documentazione che mette a disposizione il Comune di Roma.
non si può fare diversamente. E a quella, per quanto riguarda il senso di mora, deve essere correlata, cioè deve essere allegata tutta una serie di documentazione, soprattutto dagli enti del terzo settore, ma anche le relazioni sociali, familiari, che possano comprovare che la persona sta su quel territorio. Ok? Questa è la novità importante e che a noi ci stanno chiedendo, ci stanno facendo riscontro naturalmente quando andiamo a fare le richieste di residenza fittizia. Allora, chi è che può fare, secondo il Comune di Roma, e diciamo nello specifico da questa delibera, la richiesta di residenza fittizia? Allora, la giunta comunale si è rifatta a un elenco, naturalmente, a una classificazione dell'ETHOS, che l'ETHOS non è altro che una classificazione europea sulla grave esclusione abitativa, cioè l'ETHOS ha stilato un elenco di quelle che vengono considerate le persone che si chiamano, che hanno un'emergenza abitativa, ma più che emergenza abitativa parliamo di precarietà abitativa. E chi sono? Sono i senza tetto. Senza tetto sono quelli che abitano per strada e quelli che arrivano da noi fondamentalmente, ok? E che ogni tanto vanno in, diciamo, in strutture, in dormitori, ma per poco tempo e sono sempre di passaggio. I senza casa, che sembrerebbero la stessa cosa, ma non lo sono. I senza casa sono persone principalmente che sono ospite di strutture di accoglienza, però per periodi anche temporanei. In questo caso, per esempio, chi sta all'interno dei SAI, degli APLI, e spesso sono i responsabili di queste strutture che fanno la comunicazione. Le persone che abitano in sistemazione insicura. Per sistemazione insicura c'è una casistica abbastanza ampia, non è proprio chi può essere? Possono essere anche le donne vittime di violenza che chiedono un'iscrizione agli ammodernamenti, ma anche quelli che non hanno un contratto di locazione, oppure abitano in una casa occupata, oppure abitano in una grotta, o abitano anche in una grotta. Quindi in questa sistemazione insicura ci rientrano una categoria di persone. E poi possono chiedere la residenza fittizia anche senza fissa dimora in senso proprio, che sono quelli che abbiamo detto prima, che si spostano da un comune all'altro. Ok? Per motivi personali come possono essere i giostrai e quant'altro. Quali sono gli elementi a sostegno della richiesta della residenza fittizia? Ok? Questo è, se ci ricordiamo bene, l'articolo 2 diceva che cosa? Della legge 1228 del 54, diceva che la persona che chiede la residenza fittizia deve mettere il pubblico ufficiale nelle condizioni di poter effettuare il controllo sul territorio e di verificare che lui sta lì. Ecco, quello che noi dobbiamo fare quando presentiamo una domanda di residenza fittizia è questo, è dare all'ufficiale giudiziario tutta quella serie di informazioni utili e necessarie per poter individuare il luogo, il posto dove la persona ha scelto di stare, anche perché il pubblico ufficiale in questo caso non ha il dovere, il compito di dire è un posto idoneo o non idoneo, deve soltanto verificare che quello che è dichiarato corrisponde, quello che è scritto corrisponde poi alla realtà. Ok, quindi quali sono le certificazioni che bisogna allegare? Come dicevo qui, sono principalmente sono le creazioni o delle associazioni di volontariato che operano nel terzo settore, come può essere Caritas, Sant'Egidio, Croce Rossa Italiana, o qualsiasi altro tipo di associazione che ha contatto con le persone, diciamo, che hanno un disagio abitativo. Ok? Oppure può essere data anche, fornita anche una comunicazione, una dichiarazione da parte anche di familiari che possono dire sì, è vero, vive sulla panchina, tosta, tra via Prenestina e acqua brulicante, però viene da noi a farsi la doccia, a mangiare e continua ad avere, diciamo, dei contatti con il territorio. Quindi bisogna indicare in modo circostanziato e chiaro il posto dove si trova e possibilmente allegare della documentazione che lo dimostri, sempre sulla base del famoso articolo che dicevamo prima. Ok, perché mentre io ho una normale abitazione, porto il contratto di locazione o l'atto di provenienza dell'immobile, quindi dico dove vado a stare, per un senza dimora invece devo dare le coordinate dove dorme o dove sta e passa la sua giornata, possibilmente allegando delle dichiarazioni. Eccolo, questo è il modulo che voi andrete ad avere
quando dovete presentare la domanda per un senza fissa dimora. È l'allegato A, è una dichiarazione sostitutiva e va compilata. Ora, nello specifico, oltre al nome e cognome, la dichiarazione che deve essere fornita è quella che voi trovate, diciamo, nel primo riquadro qua. Cosa c'è scritto? Primo, quindi non avere dimora abituale nel comune di Roma e potersi quindi qualificare come persona senza fissa dimora. Ma noi ci ricordiamo che sono senza fissa dimora. Sono quelli che per scelta personale si spostano da un comune all'altro, ok? E quindi se è un senza fissa dimora, è una scelta personale, come potrebbe essere, c'è anche tutti i giostrai, artisti di strada, di rovere e quant'altro, andiamo a flaggare questo, il quadratino questo qua. Altrimenti, spesso e volentieri, quello che succede a noi, quello che capita a noi, è quello senza tetto. Quindi, la signora Bruno Beatrice, nata A, codice fiscale, dovete metterlo per forza perché altrimenti non ve l'accettano la domanda. Dichiara che cosa? Di essere un senza tetto? Quindi, flaggeremo la richiesta senza tetto. Qualora dovessimo andare a flaggare la richiesta senza tetto, che sono i nostri assistiti, dobbiamo compilare in modo minuzioso e preciso e più possibile puntuale le ultime due righe, ovvero di essere domiciliato nell'ambito del Comune di Roma e di fornire a tal fine i seguenti corredo informativo. Durante il giorno dove sta? Quindi indicare durante il giorno dove sta, in modo preciso, come passa la sua giornata. Se è un centro diurno, indicare il centro diurno, se va presso qualche associazione, se invece sta per strada, i luoghi frequentati, così come per la notte. Un'eccezione, così come per la notte. L'altro quadratino, gli altri due quadratini che andrete invece a flaggare, sono quelli del fatto che, sempre nella delibera 110 del 24, il Comune di Roma, oltre che diciamo, ha fatto una cosa veramente, veramente utile e interessante, che è il fermo posta. Cioè, ogni municipio, oltre ad avere la residenza fittizia, ha un fermo posta per le persone iscritte a Abbiamo Testa Valenti. Fermo posta vuol dire che per 2 anni la posta che una persona riceve verrà conservata e potrà essere ritirata. Questo qua è una cosa positiva, potrebbe avere anche una cosa negativa, perché se ha il fermo posta vuol dire che gli vengono notificati anche gli atti giudiziari, insieme poi pubblicati anche nella casa comunale. Quindi anche questo dobbiamo tener conto. C'è un lato con il diritto, ma c'è anche il dovere di andare a ritirare gli atti giudiziari. Detto ciò, l'ultima parte è quella che a noi ci interessa e che deve essere poi, di questo foglio, deve essere minuziosamente compilata, ed è quella di dare le informazioni utili all'accertamento dell'effettiva presenza nel territorio di Roma Capitale. Ora, come si dà l'effettivo accertamento che la persona sta su Roma Capitale? E come abbiamo detto prima, se le persone, il comune non sa le persone quando e chi sono senza dimora. Lo sanno gli enti del terzo settore, ok? Lo sanno gli enti del terzo settore, come può essere Caritas, Sant'Egidio, la Croce Rossa, ma come possono essere le suore di Santa Maria Teresa di Calcutta. Sono loro che devono rilasciare eventualmente le certificazioni, anche perché la persona può anche chiedere come residenza Abbiamo Testa Valenti, oppure può dire che è domiciliato presso un'altra parte. Allora, in quel caso, è opportuno che la dichiarazione di domicilio venga fatta da quella persona dicendo: guardate, sì, è vero, ogni tanto viene qua, mangia qua, mi diamo la possibilità di ricevere la posta. Ecco, la dichiarazione del parroco, ma anche, e poi indicare in modo minuzioso dove sta. Cioè, oggi parlavo con Paolo Brancato stamattina, se quella persona sta in un parco, tu devi dire il nome del parco e in prossimità anche della quale panchina dorme, altrimenti come fanno a individuarlo? Quindi questo è il modulo, è la dichiarazione sostitutiva, è l'allegato A alla richiesta di residenza. Questo qui è il famoso fermo posta che vi dicevo che il Comune di Roma ha stabilito insieme, diciamo, al fatto che non si passa più, che ogni municipio ha una residenza fittizia, e che è obbligata a stabilire il fermo, cioè, di conservare la posta per minimo 2 anni. Ed è importante anche le notificazioni, come ho detto prima, che si concretizzano con l'avviso del deposito presso l'Albo Petrolio, e si intende la notifica si viene intende formalizzata dopo 30 giorni della pubblicazione.
Ci sono dei casi in cui l'iscrizione fittizia avviene in automatico, o meglio con richiesta, e può avvenire o nel caso di nascita, cioè quando i genitori hanno di per sé la residenza fittizia, anche al minore viene riconosciuta, per esistenza giudizialmente dichiarata, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che si può incorrere nella cancellazione dell'iscrizione anagrafica, sia essa quella normale, sia di mia modesta parente. In questo caso la persona può richiedere di essere iscritto all'anagrafe, basta che porti a supporto la documentazione che ha deciso che il centro del suo interesse e che si affari ha stabilito nel Comune di Roma e diciamo, le modalità, come prima abbiamo detto, specificando, dimostrando che si trova nel territorio. Oppure l'iscrizione anagrafica nel Comune può provenire sia per provenienza dall'estero per i cittadini italiani. Quindi in caso uno è iscritto all'AIRE e si vuole eventualmente riscrivere nuovamente in territorio italiano, per gli extracomunitari devono essere regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, per i comunitari adesso vi dirò che è un pochino più complicato. Allora, che bisogna fare una volta che si deposita questa benedetta domanda? Come ho detto prima, può essere depositata personalmente alla sportello, ma io lo sconsiglio perché sarebbe opportuno mandarla via PEC o anche per raccomandata, perché siamo sicuri che così ci rispondano. Non abbiamo modo, ecco, di interloquire con l'omino, io lo chiamo l'omino della persona che dovrebbe ricevere la nostra domanda. Non si deve fare assolutamente nulla. Nel momento in cui si presenta la domanda, non si deve fare nulla, si deve continuare a fare quello che si è fatto. Se uno sta in una normale abitazione, sta in una normale abitazione, magari mette il nome sul giro, dice la vicina. Nel caso di una persona senza dimora, deve continuare a frequentare i posti e i luoghi indicati nella domanda, né più e né meno. Bisogna però sapere che nel momento in cui si presenta la domanda, il comune inizia a lavorarla nei 2 giorni successivi. Potenzialmente la mia domanda potrebbe formalizzarsi di richiesta senza iscrizione, la mia domanda di richiesta di residenza il terzo giorno, perché il comune 2 giorni dopo deve prendere in lavorazione la mia domanda. E la domanda, ok? Quindi si potrebbe formalizzare già il terzo giorno se è tutto a posto. In realtà c'è un lasso di tempo che è quello di 45 giorni entro il quale il comune può mandarti un'istanza dove ti dice il diretto della tua domanda, dove ti dice il perché e quali sono i documenti che devi allegare. Quindi, è importante sapere che il comune avvia la lavorazione della pratica della richiesta nei 2 giorni successivi della presentazione della domanda e che l'iter si conclude nei successivi 45 giorni e che vale la regola del silenzio assenso. Cioè, cosa vuol dire? Che se il comune a me non mi dà nessun tipo di comunicazione all'indirizzo che io ho messo nella mia istanza, ok? Per me la residenza si è formalizzata dopo il 45° giorno. Perché vigente è il silenzio assenso? Perché il rigetto deve essere sempre e comunque motivato. Quindi deve essere comunque sempre e comunque considerato, anche perché io devo avere l'opportunità di presentare, cioè deve essere motivato, deve dire quali documenti mancano, in modo tale che io possa ripresentare una nuova domanda, oppure se ritengo che sia stato violato un mio diritto, che io la documentazione che ho portato è giusta e idonea, si valuta, si verificano i documenti e si può anche pensare di fare un ricorso al prefetto nei successivi 60 giorni. Ok? C'è una possibilità di ricorrere al rigetto dell'istanza. E questa è un'istanza di rigetto, ve la faccio vedere, tanto non ci sono dati sensibili. Cioè, il comune vi deve rispondere in questo modo, se voi mandate via PEC. Vi deve dire la sua istanza non è stata accolta e il motivo è questo. Vi deve dire cosa manca, come dovete produrre e vi deve anche dire che potete rifare la nuova domanda. Questo è importante, per questo io è importante mandarla via PEC o raccomandata, indicando, mi raccomando, le modalità di comunicazione, perché altrimenti a chi risponde il comune? Ok? Un'altra domanda importante che bisogna sapere è che sì, è possibile essere cancellati dalla residenza, così come è possibile essere cancellati dall'anagrafe, anche chi è alla residenza, abbiamo resta valenti, può incorrere in una cancellazione. Quando è che avviene questa cancellazione e come sono le tempistiche? Allora,
La procedura di cancellazione può essere attivata solo nel semestre successivo ai 2 anni in cui il soggetto ha perso qualsiasi tipo di contatto con le istituzioni. Le istituzioni che può essere il servizio sociale, l'agenzia delle entrate, ma possono essere le associazioni. Cioè, per esempio, un motivo tipo l'INPS, questa persona percepisce l'assegno di invalidità oppure percepisce. Cerca di contattare il soggetto, ma non ci riesce una volta, due, tre, ma anche fa una segnalazione al che l'ufficiale anagrafico comincia a fare una ricerca che dura anche tanto perché per dichiarare l'IGE, cioè comincia una procedura che si chiama procedura di irreperibilità anagrafica, una procedura che dura un anno da quando inizia. Più o meno, può anche durare di più perché dipende dai casi, in realtà il legislatore non stabilisce una data precisa, dove l'ufficiale anagrafico deve effettuare una serie di controlli, deve cercare in tutti i modi possibili di contattare il soggetto e solo successivamente è possibile essere cancellato. In realtà la cancellazione anagrafica avviene o quando non si risponde al questionario ISTAT che viene fatto ogni 10 anni, oppure quando si perde qualsiasi tipo di contatto con il territorio. Spesso e volentieri può avvenire anche quando ci si sposta da un comune all'altro e non si comunica, oppure quando si va all'estero e non si comunica. Ciò non comporta che, cioè, nel momento in cui uno gli chiede di essere iscritto, dovrebbe avere poi i requisiti per poter essere nuovamente iscritto all'anagrafe. Non è qualcosa di irreparabile o che non si possa fare. Il cittadino europeo può chiedere di una residenza, di una modifica permanente? Sì, il problema è che il cittadino europeo, dopo il visto di soggiorno, il visto di turistico che dura 90 giorni, per rimanere sul territorio deve dimostrare una serie di requisiti, deve avere una serie di requisiti, deve dimostrare di non essere, come si dice, di non gravare sul bilancio dello Stato, quindi deve dimostrare di avere un contratto di lavoro subordinato, e autonomo, o meglio, di avere le risorse economiche e finanziarie per poterci rimanere, oltre che un'assicurazione sanitaria che potrebbe essere quella del servizio pubblico, oppure anche un'assicurazione privata. L'importo per quanto riguarda l'importo del reddito minimo previsto è quello dell'assegno sociale, che per il 2024 è di 534 euro per 13 mensilità, che però aumenta per ogni componente del nucleo familiare. Nel compilare il modulo della richiesta di residenza, bisogna anche, ci sono scritti anche, diciamo, i valori richiesti in caso di nucleo familiare dei componenti. Allora, bisogna sapere, cioè, una cosa importante da sapere per i cittadini europei: qualora questi stanno in Italia per un periodo lungo circa 5 anni, okay, è possibile chiedere un attestato di soggiorno permanente. L'attestato per il soggiorno permanente si richiede se il soggetto sta in Italia per 5 anni, però è regolare in tutto e per tutto, nel senso che deve allegare una serie di documentazioni, documenti importanti come il contratto di lavoro, il fatto di aver pagato le bollette della luce, di avere un conto corrente, di avere le risorse. È importante, ma questo, una volta riconosciuto e ottenuto, ti permette di non dover più dimostrare allo Stato italiano che non sei un peso per il territorio e quindi automaticamente ti può chiedere, diciamo, la residenza senza più avere requisiti, senza più dover dimostrare i requisiti richiesti dalla legge per poter soggiornare sul territorio. Residenza cittadino non comunitario. Allora, il cittadino non comunitario, regolarmente soggiornante sul territorio italiano, in realtà non dovrebbe, non ha. Non dovrebbe, usiamo il condizionale, nessun tipo di problemi a chiedere, diciamo, la residenza, neanche quella fittizia. Ok? Perché è equiparato in tutto e per tutto al cittadino italiano. L'unica cosa da tenere in considerazione è che chi fa la richiesta per asilo politico, in questo caso non avrà semplicemente il permesso di soggiorno e non avrà il passaporto perché l'ambasciata non glielo rilascia. Però per tutte le altre cose, sia in fase di rinnovo, sia in fase di rilascio, il cittadino straniero in realtà ha gli stessi, regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha gli stessi requisiti del cittadino italiano che fa la richiesta della residenza, sia essa ordinaria sia essa di onestà all'estero. Non so se sono andata troppo veloce o se.
Però penso di aver dato No, delle no, è andato informazioni. bene. Come orario ci siamo, sono le 7, lasciamo spazio alle domande. Adesso ce ne sono già alcune arrivate in chat. Allora dico, ci siamo, sono le 7, siamo in orario un po' come avevamo previsto. Adesso io riapro i microfoni, do la possibilità a tutti di fare domande. Alcune sono arrivate in chat e te le riassumo così possiamo un attimo. Intanto sto attivando i microfoni per lasciare spazio a chi vuole di partecipare. Allora, la prima domanda è di Chiara del servizio aiuto alla persona e poneva il caso della PEC. Tu hai detto la cosa più semplice, ma può essere fatta attraverso intermediari, cioè può essere qualcuno che scrive per la persona senza, e in quel caso la richiesta. Cioè il caso di rigetto o di approvazione viene inviata la risposta per email? Non ti sentiamo, devi attivare il microfono. Allora, sì, l'importante è dare poi un indirizzo a cui effettuare la risposta. Il problema è che quando si, cioè, il CAF, il patronato o il centro servizi invia la domanda, poi deve sapere che c'è una possibilità di una risposta. Oppure bisogna, la soluzione, il problema è questo fondamentalmente, perché senza fissa dimora, oppure Può essere la dovrebbero essere. stessa PEC comunque. Può essere la stessa PEC Sì, dell'intermediario. sì. Sì. Cioè, un centro d'ascolto sceglie di aiutare una persona e di fare domanda per lui, lascia la PEC di una delle persone che sono al centro d'ascolto. Allora, il Questo è. motivo per cui vi sto dicendo che lo sportello, di non andare allo sportello, almeno non è perché abbiamo riscontrato, accompagnando le persone, che spesso la persona che dovrebbe ricevere la domanda fa delle obiezioni. Dice o che non ha la circolare, non è ancora arrivata la circolare esplicativa che gli spiega come acquisire la domanda, oppure gli dice che non è competente. Vi spiego, se voi sulla domanda su istanza dite che la persona di giorno sta in un municipio e di notte dorme in un altro municipio, siccome i dormitori sono soltanto in determinati municipi e non su tutto, allora la persona allo sportello dice no, io non me la posso fare perché lui non dorme qua, dorme di là, quindi dovete andare nell'altro municipio. Oppure, se il municipio ha due sedi, ok, vi rimpalla tra una sede e l'altra. Allora, mandandola in modalità con la raccomandata o con la PEC, questa cosa potrebbe essere risolta o bypassata. Quindi questa è una delle obiezioni che ci hanno fatto. Ecco perché vi dico questo. Però una cosa deve essere chiara. Se la domanda è compilata in modo corretto e ha tutta la documentazione allegata, così come prevista dalla delibera della Giunta 110 del 2024, la persona allo sportello non si può, cioè non può rifiutarsi perché è un'omissione d'atto d'ufficio. Quindi questa cosa deve essere chiara, cioè se io compilo tutta la domanda nei modi così come deve essere compilata, dall'altra parte ha l'obbligo di riceverla. Al massimo mi dici di no, ma la devi obbligare. Altrimenti, qualora doveste dire di no, dovremmo insistere, io parlo anch'io, a farcelo mettere per iscritto. Cioè, la persona che non si rifiuta di ricevere la domanda dovrebbe mettere per iscritto e dire io non ricevo la domanda. Ma siccome questo è un pochino complicato, allora un modo per ovviare potrebbe essere questo. Perché possono, diciamo, fare questo tipo di obiezioni. Non so se Un'altra sono stata domanda, chiara. un'altra domanda da Loredana. Nel caso di un senza tetto di un paese dell'Unione Europea, è possibile richiedere la residenza fittizia? Allora, il problema delle persone comunitarie, ok? È che per poter soggiornare sul territorio italiano bisogna avere dei requisiti. Il requisito che richiede è disciplinato proprio da una legge che dice appunto che tu devi avere la capacità economica per stare sul nostro paese ed è quella prevista appunto dal minimo dell'assegno sociale, okay, per ogni persona. Per cui il rischio è che la risposta è sì, la domanda di residenza senza tetto può chiedere una residenza fittizia, però deve dimostrare di poterla. È un cane un po' che può rimanere sul territorio
perché ha le condizioni, diciamo, per poterci rimanere. Oppure, come è capitato, se è una persona che magari c'è da tantissimo tempo, ok, come è capitato in quella dove San Tommaso d'Aquino, Paolo Brancato ne ha fatto stamattina uno, però in caso di Paolo, il comune di provenienza di questa persona che chiede la residenza senza fissa, senza dimora, senza fittizia a Roma, il comune di provenienza ha fatto una certificazione che dice che il signore sta in Italia da più di 5 anni e che è sempre stato regolare, cioè che negli anni precedenti, diciamo, aveva i requisiti. Questo purtroppo è così come l'assicurazione sanitaria. Posso fare un'altra? Una? Sì, c'è Gabriella prenotata? Io non riesco a trovare la manina per Sì, prenotare, ecco. però datemi voi quando volete, Sì, insomma. ti do la parola io. Intanto un'altra, Vado perché ci con sono anche tre Gabriella. domande in chat. Un attimo, Gabriella, ci sono tre domande in chat. Prima, però, tutte sullo stesso tema che riguarda i non comunitari, quindi gli extra UE. Quali sono i documenti che servono per permesso di soggiorno? Se uno non ha questi documenti, in particolare se il permesso di soggiorno è scaduto, se può avere ugualmente la residenza fittizia. La terza è un caso di una persona straniera con regolare permesso di soggiorno, quindi immagino sia extracomunitaria, che lavora come colf o badante presso un datore di lavoro che gli concede di dormire nell'abitazione, ma non gli concede l'autorizzazione alla residenza. Può Però il richiederle datore. quella fittizia? Allora, vado per ordine. Le persone extracomunitarie regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, quindi che hanno un permesso di soggiorno regolare, quindi che ho rilasciato o anche in fase di rinnovo hanno gli stessi diritti, quindi permesso di soggiorno regolare, cioè regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, i documenti sono il permesso di soggiorno, il passaporto, devono dichiarare appunto, principalmente sono questi documenti che chiedo, devono indicare dove stanno, dove sono domiciliati o comunque il modello è lo stesso di compilazione, ok? E la documentazione da legale è sempre comunque la stessa. La certificazione che stanno su quel territorio, che hanno scelto l'assicurazione del proprio interesse della RAFAI, dare le indicazioni specifiche dove abita. Come dicevo prima, le persone che abitano in emergenza abitativa, quando possono essere spesso comunitari che non hanno un contratto di locazione registrato, ma spesso sono in subaffitto o quant'altro, loro devono indicare dove si trovano. Certo, se avesse una dichiarazione, il proprietario di casa che dice che non gli permette di prendere la residenza sarebbe, ma semplicemente la domiciliazione sarebbe meglio. E, aspetta, Capito. l'altra era il soggiornante regolare, No, da è regolare, badante. lo hai detto, nel caso in cui il permesso di soggiorno fosse scaduto. Allora, il permesso di soggiorno, ma è in fase di rinnovo? Domanda. Lo Perché dice, la quindi. persona che è in fase di rinnovo del permesso di soggiorno ha gli stessi diritti di quello che ha il permesso di soggiorno regolare, cioè nel senso che basta che allega la ricevuta che ha fatto la richiesta di rinnovo che si fa all'ufficio postale. Cioè, Nel ha gli caso in stessi cui non diritti. è, non può farla la richiesta. No, deve essere regolarmente soggiornante. Invece, Un'ultima, per poi quanto do la riguarda. parola a Gabriella, sempre sugli Ah extracomunitari, sì, gli la extra UE. badante, per quanto riguarda la badante. Nel caso in cui siano studenti con permesso di soggiorno per studio, possono richiedere la residenza? Permessi di soggiorno per studio. È un titolo che dà. Allora, è regolarmente soggiornante fino a quando paga le tasse. E tanto che gli viene riconosciuta anche l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. E non dovrebbero esserci problemi, almeno facciamoci dare un rigetto, ce lo dicono loro quello che serve, a questo punto. Bene, lascio la parola a Gabriella. C'era l'ambadante che andava. Sì, allora, per quanto riguarda l'ambadante, è vero, il proprietario spesso.
le persone assistite si rifiutano di dare la residenza perché pensano che possa in qualche modo, diciamo, incidere o sull'ISEE, quando in realtà possono fare un ISEE diverso, ok? Però può fare la richiesta in questo caso, cioè può fare la dichiarazione dove dice violazione di domicilio. Cioè, potrebbe dichiarare che la persona sta da lui, nel senso che gli permette di prendere la domiciliazione, ma non la residenza, e come tale, chiedere la residenza, andiamo ad estavagare. Gabriella. Allora, Beatrice, due domande. Oh, mamma Troppe? Chiudo. Ci è capitato una signora che aveva due bambini, naturalmente sfrattata, naturalmente non in grado di poter avere un alloggio regolare. E mi ha chiaramente detto: io non faccio la domanda per la residenza virtuale perché ho paura che poi intervengano i servizi sociali e mi tolgono i bambini. Può succedere? No, allora questa qui è una sistemazione, si chiama quando si presenta la domanda, la casella da sbarrare e sistemazione insicura, cioè tutte le persone che hanno occupato casa, che non hanno un contratto di affitto, che sono abusive, vivono in un lotto e quant'altro, possono fare la richiesta di diamo questa valenza. Allora, i servizi sociali in presenza di minori intervengono solo ed esclusivamente se la situazione è a rischio per i minori. Cioè, della sede, c'è una situazione particolarmente violenta, si parla di violenza domestica, oppure i bambini non vengono sufficientemente accuditi, nella sede vanno a scuola sporchi, vengono inseriti e quant'altro. In questi casi i servizi sociali intervengono. Il servizio sociale non interviene a togliere i bambini quando si tratta di sistemazioni di alloggi insicuri. Ok? Tranne nel caso in cui non abitano in una grotta, allora lì. Cioè, però se tu mi dici non hanno il contratto di locazione, ma quante famiglie non ce l'hanno? Non è che intervengono. L'importante è che i bambini vadano a scuola puliti, vadano a scuola innanzitutto, poi siano accuditi e quant'altro. Bene, la seconda domanda, la persona che richiede la residenza fittizia, deve avere i documenti? Perché Certo. ci è capitato ovviamente, che dicono me l'hanno rubato, l'ho perso, eccetera, eccetera, per cui arrivati a sto punto bisogna fare Aspetta un'altra Gabriella, se ti procedura. dicono che l'hanno rubato e quant'altro, bisogna fare una denuncia di smarrimento o di furto, o quello qua, cioè sulla base poi della denuncia di smarrimento e di furto, uno si va poi a fare il documento. Bene. Nel senso che Bene. se tu mi dici non ho mai avuto un documento, è una cosa, se mi dici il documento me l'hanno rubato, il presupposto è che tu vai a fare una denuncia di smarrimento. E che spesso i nostri assistiti non hanno proprio il documento, allora lì bisogna fare una ricostruzione, cioè bisogna capire dove andare poi Certo. a fare un'identificazione. Certo. Grazie. Prego. Allora, c'è Loredana adesso. Devi attivare il microfono, Loredana. Ok, grazie. Grazie per la chiarezza. E il problema, la questione dei senza tetto è veramente, non lo so, non voglio essere pessimista, però mi occupo di queste cose come centro d'ascolto, della parrocchia di Via Palmiro Togliatti, San Bernardo da Chiaravalle, e nel centro d'ascolto Caritas. E poi anche un po' perché mi occupo di politiche sociali nella CISL e quindi affronto ai tavoli municipali questa questione dei senza tetto. È un problema grande perché prima di questa delibera che tu, Chiara, insomma, riportavi, no? Della quale hai riportato, 110. era molto complicato mettere in regola un senza tetto. Intanto grazie perché io ancora non avevo capito che senza dimora, senza fissa dimora, non avevo capito le differenze, non avevo, pensavo che fossero tutti uguali.
Però il problema si pone quando queste persone hanno dei problemi di salute, hanno dei problemi di alcolismo, hanno tutte queste questioni qui che non riescono poi, se non sono aiutati dai servizi sociali, dal terzo settore, insomma da qualcuno che se ne prende cura, non riescono a seguire le procedure, no? E quello che io trovo in questa nuova delibera strano è il fatto che debbono dimostrare di avere un conto corrente bancario. Ho letto questo, devono dimostrare di avere un sostegno economico. Ma E qui perdonami, di chi stiamo parlando? Dei comunitari? dei Dei cittadini comunitari che chiedono la residenza fittizia? sì. Allora, cittadini comunitari. comunitari, comunitari, sì, Sì. comunitari. In particolare da 10 anni come CDA ne stiamo seguendo uno che è romeno, che è una persona mite, tranquilla, una persona che secondo me era recuperabile, però non ci riusciamo, non ci riusciamo perché allora è stato cancellato dall'anagrafe. Perché lui vivevamo, non voglio farla lunga, però lui ce l'aveva un domicilio con la moglie, poi si sono lasciati, la moglie se n'è andata e il padrone di casa ha comunicato al municipio che quelle persone non abitavano più in casa sua. Quindi ha perso il domicilio che aveva e tra l'altro è stato cancellato anche dall'anagrafe municipale. L'ho scoperto io andando a fare ricerche per aiutare questa persona. Nessuno gli ha comunicato niente. Sono scaduti i documenti. Adesso è anche malato. In questo momento si trova nel centro di Tor Tre Teste. Però adesso sto parlando di un caso particolare, ma che per me è, diciamo, è l'ideal tipo, è la persona come ce ne sono tante con queste problematiche, no? Allora, come le aiutiamo? Come possiamo aiutarle? Perché troviamo questi ostacoli, che non c'è il permesso è scaduto, che non c'è un reddito su quale contare. Spesso queste persone si rivolgono a gentaccia che gli riesce pure a far avere il reddito di cittadinanza, ma non gli spetta e quindi poi non lo so. Che succede se dovranno restituire? Ecco, c'è tutto un mondo che non è quello della strada principale, che è, diciamo, normato, che riusciamo anche a seguirlo. Ma questo mondo con tutte queste problematiche, come le risolviamo? Quanti sono questi senza tetto, senza fissa dimora a Roma? Più o Qui meno io. lasciamo la risposta a Giustino, che è un discorso più complessivo e quindi quando farà le conclusioni risponderà Giustino. Adesso continuiamo se ci sono delle domande tecniche, perché Sì, ecco, c'è Domenico. la domanda tecnica è: Ah. una persona, sì, così chiudo e poi do la Sì. parola agli altri. Una persona del tipo che ho detto, che è ospitato nei centri di accoglienza, no? E fino a quando può essere ospitato lì e può in quella condizione chiedere la domiciliazione fittizia? Deduco da quello che hai detto che non sta in un centro di accoglienza temporaneo, giusto? Per Quindi non c'è. motivi di salute, sì. Allora, per motivi di salute, penso che forse Salvatore potrebbe, se il soggiorno è superiore a 3 giorni, c'è l'obbligo della comunicazione, se non sbaglio, per quanto riguarda se sta in RSA o strutture residenziali. La residenza fittizia, io non, cioè non credo che ci siano i presupposti per richiederla. Cioè, parliamo di un senza tetto comunitario e per i comunitari le regole sono diverse. Abbiamo visto che il legislatore richiede dei requisiti diversi per poter rimanere sul territorio italiano.
No, Dopo, nel centro municipale di non è in una RSA, è nel centro di accoglienza della Caritas, del centro di Tor Tre Teste qui a Roma. io penso che il responsabile abbia fatto una comunicazione che il signore è domiciliato presso di noi. Sì, Alla domiciliazione ora presso sì, di noi. Però non non so. può, cioè nel senso, la residenza fittizia la può chiedere come senza tetto, cioè come dovrebbe chiedere la residenza fittizia come senza tetto, in quanto la struttura che lo accoglie è una struttura temporanea. Esatto, questo volevo sapere, sì. Sì, Io ho qualche perplessità. ecco, questo sono tutte le cose un po'. Va bene, Domenico poi Grazie. intervenire. Allora, grazie, perché non avevo capito la risposta di prima per quanto riguarda l'extracomunitario. Paradossalmente ho avuto una richiesta online. Faccio ascoltare direttamente, così ascoltiamo un pochino se c'è la risposta. Ciao Domenico, scusa il disturbo, sono Emanuela. Una cortesia, un'informazione più che altro se mi potresti aiutare con Conosco la la persona, badante di mia mamma, che lei è una signora del Salvador e praticamente non ha ovviamente la residenza in Italia. E le stanno chiedendo ovviamente dall'ufficio immigrazione residenza e contratto di lavoro. Per quanto riguarda lavoro non ci sono problemi, ma per la residenza ovviamente noi non possiamo, cioè mia madre non può darla. E come si può fare in questi casi? Tu hai notizie, dato che so che con la Caritas hai più informazioni, se mi può dare qualche indicazione per aiutare questa signora? Grazie mille, un bacione, a presto. Questa era Domenico, la dire a domanda. tutti noi non eravamo d'accordo, però sembra proprio No, fatta no. apposta. No, No, oggi l'ho allora, fatta sì. Al di fuori di ogni. io vorrei dire una cosa. Dare la Sì. residenza a una persona non comporta nessun problema. Cioè, la cosa che a me sconvolge di più quando si tratta di badanti, quando si tratta di studenti, quando si tratta di persone che hanno un contratto di locazione, la cosa che mi, diciamo, vorrei che passasse stasera e come dice Giustino, che ci fosse un passaparola, è che dare la residenza a una persona non comporta nessuna implicazione, anche perché nel momento in cui va via si fa la comunicazione che la persona va via. Ok? Cioè, l'unica cosa che potrebbe variare, anche dare la residenza a una badante, non comporta neanche la variazione dell'ISE. Vogliamo dircela questa cosa qua, perché si fa un'ISE diversa. Uno fa l'ISE a nome suo, e la signora fa l'ISE a nome suo. Cioè, non vanno a congiungersi le due cose. Ok? Quindi già questa cioè, non dare la residenza non va bene. Anche da questo punto di vista ci dovrebbe essere un cambio di mentalità, perché nel momento in cui la persona va via, si comunica alla nostra, e così come tu comunichi che quella persona ha la residenza, dici che non c'è più. E sta a compito della signora indicare la nuova residenza, altrimenti vieni cancellato dopo la procedura. Ok? Detto questo, che è un mio sfogo personale, perché l'unica cosa che potrebbe variare è la TARI. L'unica cosa che varia è la TARI, perché c'è l'obbligo di comunicazione della TARI. Ora, detto questo, ok, la signora sicuramente poi rilascerà, spero, la dichiarazione che è domiciliata presso di lei in quanto lavora. Non ho nessuno, non Quindi rispondo. figlio può Quindi fare, non la faccio una residenza. richiesta. Fa una richiesta di residenza fittizia con domiciliazione presso la signora al ricevimento della posta. Quindi E potrebbe fare vediamo senza fittizia. cosa risponde il municipio. E Posso poi? fare una domanda? No. Se non ci sono altre domande, lasciamo a Giustino un saluto conclusivo. Io intanto ne approfitto per ricordare quello che sarà il prossimo appuntamento di formazione il 23 ottobre. E sarà sul sistema previdenziale, in particolare sulle pensioni sociali, e le pensioni di vecchiaia e l'assegno sociale. E poi ci sarà il 30
31 ottobre o il 30 ottobre, adesso devono comunicarcelo, un altro approfondimento che ha a che fare sempre con il manuale dei diritti, anche se non è una formazione, ma sarà un convegno, per la giornata mondiale del risparmio, si farà un convegno sul tema del sovraindebitamento e per quell'occasione si inaugurerà una sezione speciale del manuale dei diritti che sarà proprio dedicata alle varie procedure per superare il sovraindebitamento. E anche in quell'occasione uscirà un numero di sguardi del quaderno di approfondimento. Quindi lascio la parola a Giustino dopo aver ricordato gli appuntamenti. Ah, Grazie Alberto. Com'è? c'è una domanda allora, scusate, l'ultima. Il microfono è spento. Il microfono è spento. Non ti sentiamo? Mi senti? Ecco, adesso sì. Buonasera a tutti, mi chiamo Piero, sono San Mauro. Una domanda che non c'entra, però potrebbe c'entrare. I due precedenti incontri, quelli sugli anni scorsi, il diritto all'abitare, solidarietà e la povertà, come adesso non mi ricordo bene il titolo, pensate di aggiornarli, i due manuali? Allora, il diritto all'abitare adesso sarà aggiornato su una nuova pubblicazione che è il rapporto sulla povertà a Roma, però lo metteremo online Ok. ugualmente, quindi sarà un aggiornamento di quello già emerso quello sulla povertà energetica. Ah, Noi giusto. ci siamo visti alla formazione con le ACLI anche, no? Mi ricordo bene. Sì. E proprio al termine di quel progetto con le ACLI, che sarà penso la prossima primavera, faremo un aggiornamento di quello. Quindi, ringrazio. grazie. Giustino, poi. Cogliere anche l'occasione per dire che il prossimo 30 settembre in tutta la diocesi di Roma ci saranno in ogni settore, quindi nord, sud, est, ovest, ci saranno le assemblee di settore a cui vi invito, ci invitiamo a partecipare con i rispettivi vescovi ausiliari per presentare il programma pastorale diocesano della diocesi di Roma, collegato al giubileo. Questo programma pastorale diocesano è molto importante perché, tra le altre cose, è il frutto di una stretta collaborazione tra i diversi uffici pastorali del vicariato e sicuramente uno spazio importante, hanno trovato uno spazio importante anche molte delle proposte che sono emerse da quel lavoro di consultazione che vi ricorderete è coordinata dalla nostra area comunità e territorio nei mesi scorsi. Quindi io vi invito a essere presenti, a partecipare. Questi incontri si terranno alle ore 19, poi vi arriverà la comunicazione dei posti esatti, che non ce l'ho qui a portata di mano, li pubblicheremo anche sul nostro sito, sulla newsletter, perché certamente a noi attende un ruolo di facilitazione, no? Nei confronti delle comunità parrocchiali, per poter provare almeno ad attuare, non tutto chiaramente, ma una serie di punti di questo programma pastorale diocesano che ogni comunità parrocchiale potrà decidere quali, quindi non tutti. Però credo che sia importante, noi ci chiamiamo animatori della carità, quindi per poter animare si tratta di informarsi e avere una base comune. Detto ciò, le molte domande che sono emerse segnalano quanto ci sta a cuore questo tema, e questo mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere perché quanto più la Caritas diocesana di Roma, la Caritas di Roma, è ancorato al punto di vista di quei fratelli e quelle sorelle che sono ai margini della nostra città, io credo che tanto più la Caritas assolve pienamente al suo mandato, promuovere e testimoniare la carità nei territori, nelle comunità in cui noi siamo presenti. Questi sono tra gli ultimi. Diceva l'amica, adesso non mi ricordo il nome, mi scuso, dice, ma poi c'è la fin fine che possiamo fare, no? Questo era un po' il tema per i senza dimora. È una battaglia che stiamo facendo con intensità anche crescente da anni, l'abbiamo rilanciata,
Noi quello che sosteniamo è che servono misure non di emergenza, non temporanee. Sì, quelle è chiaro che se servono va bene. Le tensostrutture sono importanti? No, sono una misura di emergenza, ma sono importanti perché nell'emergenza consentono di dare un primo riparo a persone che altrimenti vivono per la strada. Ma Bravo. quello che servono sono misure, noi diciamo più strutturali, cioè che intervengono sulle cause per cui la gente vive in mezzo alla strada. Pensate che la Polizia Municipale di Roma, poche settimane fa, ha censito 351, Alberto, mi sembra sia questo il numero, 351 insediamenti abusivi, cioè di insediamenti abitativi assolutamente precari, baracche, tende, roulotte. Gente che dorme sui giacigli, cioè purtroppo ci stanno e stanno crescendo le favelas a Roma, piccole, ma dove ci stanno degli esseri umani? Sotto i ponti, e lungo gli argini, lungo il Lungotevere, cioè, ma sotto però, è chiaro? Quindi è chiaro che serve il coraggio delle forze politiche, di mettersi da, il coraggio e l'onestà delle forze politiche per mettere in campo le risorse che servono per dare anzitutto un tetto a queste persone, per dare anzitutto assistenza sanitaria a queste persone. Noi abbiamo l'impegno evangelico di essere vicini, di fare tutto ciò che possiamo, ma sappiamo che siamo una parte della risposta e non tutta la risposta. Quindi la nostra azione di carità deve essere un'azione anche di carità politica, cioè di denunciare e di proporre le soluzioni per intervenire sulle cause che stanno a monte. Noi sappiamo che parecchi di questi fratelli, di queste sorelle che vivono nella più assoluta precarietà abitativa, al punto tale di non avere senza dimora, no? Ci ricordava Beatrice, non tanto senza fissa dimora. I senza fissa dimora sono i viandanti per il territorio italiano. I senza dimora sono quelli che fondamentalmente non hanno un'abitazione, cioè hanno una tenda, l'ho già ricordato prima, delle baracche. Insomma, quelli che vediamo dormono alcuni ai giardini pubblici, sulle panchine, no? Soprattutto nei mesi estivi, se ancora esistono quelli autunnali o primaverili. Quindi il nostro compito è dire: guardate che noi li aiutiamo, gli diamo anche le coperte, lo facciamo noi con il servizio notturno itinerante, ma bisogna far sì che se ci stanno 200.000 appartamenti vuoti a Roma, non ci possono essere migliaia e migliaia di persone sulla strada o Giusto, nella più bravo. assoluta precarietà abitativa. E questa è la carità politica. Un secolo fa l'ha detto Pio XI, non mi ricordo se undicesimo o dodicesimo, nel 1922 o 1924, in un incontro con i giovani della FUCI, degli universitari cattolici, e ha usato, è stato il primo pontefice a parlare di carità politica. Un anno dopo ci dobbiamo spendere per dare sì, fare testimonianza, ognuno di noi è come comunità, ma per agire sulle cause. 16.600 famiglie in lista di attesa per le case popolari. I dati li ritroverete in questo numero di sguardi, li aggiorneremo nel rapporto povertà che presenteremo nei prossimi mesi. È la principale emergenza che c'è nella città di Roma. Ieri 200 persone, o ieri o l'altro ieri, 200 persone, tra cui 60 minori, hanno occupato a Roma una scuola dove doveva essere aperto il cantiere per i lavori di ristrutturazione, una scuola che era chiusa da tempo. Queste 200 persone non sono delle criminali, non sono tutte persone furbe, c'è gente che è disperata, che non sa dove andare. È chiaro il legame che c'è tra emergenza abitativa, che non è più emergenza perché esiste da decenni, problema abitativo, senza dimora, il legame che c'è anche rispetto alla conflittualità che c'è nella città di Roma. Perché spesso si criminalizzano queste persone. Sono complicate, a volte sì, a volte hanno problemi psichiatrici, è vero, ma sono il frutto di questa società, non sono la causa. Quindi
Quindi il messaggio per costruire la pace da parte nostra è portare amore, portare verità e promuovere la giustizia. Vi ringrazio tanto.